avrebbe potuto rifornire decine di ristoranti padovani il grossista cinese a cui la Guardia di Finanza ha sequestrato 10 tonnellate di carne suina congelata a rischio di contagio per la peste suina che ha più che decimato i maiali nel paese asiatico. Il carico è stato intercettato alla consegna e quindi prima ancora che potesse essere messo in commercio nel magazzino padovano della Tang Long SNG in zona industriale a Padova in via Cile, ditta condotta da una coppia cinese denunciata in subaffitto nei locali già subaffittati ad un'altra ditta da una società cinese. La carne viaggiava su un container che avrebbe dovuto trasportare solo prodotti di origine vegetale, merce congelata che è stata scaricata e lasciata a lungo nel piazzale della società, cosa che ha fatto insospettire che i vegetali fossero solo la merce di copertura di qualcosa di più consistente. E infatti si doveva fare presto, è stato fatto presto, si è andati anche oltre al sequestro di questa carne che, della quale era vietata l'importazione, incidendo anche sull'attività commerciale col sequestro dell'azienda non nuova a fatti del genere. Non solo ci sono precedenti di tipo amministrativo, ma ci sono anche delle violazioni a precedenti sequestri perché sono stati rimossi i sigilli e utilizzata nella maniera più illecita, ovviamente, che sia concepibile, il materiale sequestrato. La prima volta che sequestriamo alimenti. E che è importante perché una diffusione di questo virus, della peste suina africana, avrebbe determinato una compromissione gravissima dell'economia nazionale, con particolare riferimento alla produzione, all'allevamento e alla produzione di suini e ovviamente dei derivati, dei prodotti alimentari a base suina. Il nostro primo scrupolo è capire se questo fosse stato un episodio isolato e quanto fosse diffusa la cosa, per cui abbiamo ricercato i clienti abituali più grossi clienti di questo centro commerciale, di questo ingrosso commerciale, e abbiamo verificato che presso questi compratori non erano presenti carne suine. Stessa cosa abbiamo fatto nei confronti del maggior competitor, sempre cinese, per scongiurare appunto che queste partite di carne, che in Cina non solo hanno un valore zero ma hanno un costo, anche un costo legato allo smaltimento, avessero trovato una via di fuga verso l'Europa appunto con queste importazioni tramite carico di copertura. Al di là della peste cinese, anche il livello di conservazione generale degli alimenti era scarso? Sì, c'era un problema perché è stato poi riscontrato dall'ASL che era stata interrotta la catena del freddo, per cui sono state sequestrate questa volta amministrativamente altre 22 tonnellate e mezza di alimenti vegetali, sui quali sono in corso gli approfondimenti da parte dell'ASL per verificarne la consumabilità ancora come alimenti. Per quanto riguarda i rifiuti, c'è un accatastamento di rifiuti per i quali abbiamo fatto intervenire anche l'ARPAV. E abbiamo anche riscontrato in quel contesto la presenza di 3 lavoratori irregolari. La speranza è che sia la prima volta che effettivamente avviene un fenomeno di questo tipo, comunque l'importante è che l'attenzione sia alta.